Raga, mi sembrava troppo bello per essere vero. Dal 4-0 a quasi la remontata dello Spezia. Assurdo proprio. Assurdo, raga. Napoli che viaggia a due tempi. Un grande super Napoli nel primo tempo. Un ridimensionato e scadente Napoli nel secondo tempo. Portarsi sul 4-0 in un solo tempo per poi rischiare quasi di farsi rimontare dallo Spezia sarebbe stato proprio il colmo. E Napoli si è pure salvato nell'ultimo quarto d'ora della partita grazie a tutta una serie di rimpalli favorevoli, in quanto lo Spezia poteva benissimamente segnare altri due gol e pareggiare i conti. Sapevamo che non era una partita facile, in quanto lo Spezia ha eliminato anche la Roma in Coppa Italia, però ve devo dire che sto Napoli non mi ha convinto per niente. Ha vinto con un risultato largo, sì, ma le lacune restano. Nonostante il risultato, i partenopei rischiano molto nel secondo tempo e a dirla tutta lo Spezia meritava anche qualcosina in più. Bella regà, un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ricordate per motto sempre Forza Napoli! Regà, nel primo tempo ho goduto come pochi, Napoli grande show, ma nel secondo tempo abbiamo fatto proprio piagne, eh? Si sono invertite le marce, il Napoli allo sbando che sparisce completamente dalla scena del campo, Spezia che parte in quinta rischiando addirittura la remontata sul 4-0. Ma andiamo ora ad analizzare le azioni più risalienti di questo match. Stadio Diego Armando Maradona, arbitro Forneau, apre le marcature Koulibaly al quarto minuto, raddoppia Lozano al 20esimo, al 37esimo Tris Dipolitano, al 39esimo Elmas cala il poker per il Napoli, al 70esimo lo Spezia accorcia le distanze con Jassy, al 72esimo di nuovo lo Spezia accorcia le distanze con Acampora. A inizio gara mi era sembrato un Napoli arrembante, entrato in campo con le idee chiare, che si porta subito in vantaggio solo dopo 4 minuti con Koulibaly, serie di rimpalli nell'area di rigore dello Spezia, palla che finisce tra i piedi di Usai che serve Koulibaly che di tacco la mette sul palo più lontano della porta difesa da Capraricas. Napoli 1, Spezia 0. Un grande inizio da parte dei partenopei, ma visto i precedenti non mi sono fidato più di tanto. Al settimo, occasionissima per lo Spezia, Verde mette al centro per Estevez che per poco non c'entrava la porta, gran brivido per il Napoli. Al 12esimo Mario Rui prova la conclusione angolata dal limite, Capricas si stende deviando la palla in angolo, ma il Napoli non si accontenta, continua ad attaccare dagli sviluppi del corner, ci prova ancora Politano di testa con palla che finisce direttamente tra le braccia di Capraricas. Al 20esimo il Napoli si porta al raddoppio con un gran gollasso di Super Lozano, Demme lancia in profondità per Lozano che ruba il tempo a Terzi, avanza verso la porta di Capraricas e carica un grande estro con palla che va a depositarsi nell'angolino alto dove Capricas non può assolutamente arrivarci. Gran movimento e grande opportunismo da parte di Super Lozano. Napoli 2, Spezia 0. Il Napoli continua a pressare. Al 26esimo Zielinski dalla bandierina mette al centro per Manolas che conclude di testa, palla che sfiora di poco la traversa. Gran brivido per lo Spezia. Il Napoli continua a spingere senza tregua. Al 29esimo Politano cala il triste per il Napoli. Zielinski si beve tre avversari. Taglia al centro per Politano che con un tocco morbido anticipa Capricas depositando la palla in rete. Grande intuizione da parte di Zielinski e gran gol di Politano. Napoli 3, Spezia 0. Al 32esimo Insigne vede il portiere avanzare, prova la conclusione da 40 metri con palla che sfiora di poco la traversa. Gran bella conclusione da parte di Insigne. Al 34esimo ancora Insigne che prova il diagonale dal limite, Capricas blocca in tuffo facendo sua la sfera. Al 37esimo Insigne va in gol, ma gol annullato giustamente per posizione irregolare, giusta la decisione da parte dell'arbitro Forneau. Al 39esimo Elmas cala il poker per il Napoli, grande giocata di Insigne che stoppa di petto, supera un avversario, avanza, serve Elmas che fa partire un grande estro battendo Capricas, gran bel gol di Elmas, Napoli 4, Spezia 0. A questo punto, visto il risultato, la partita sembra finita. Primo tempo giocato a senso unico, il Napoli gioca a grandi ritmi, con grande intensità, Napoli che finalmente riesce a trovare continuità nel gioco dando maggiore fluidità alla manovra, totale supremazia da parte dei partenopei che giocano bene su entrambi i reparti, un Insigne diverso
diverso dal solito, che con le sue giocate imbriaca la difesa dello Spezia, dandogli whisky, che cognac e chi più ne ha più ne metta. Ottima la prestazione di Super Politano e direi uno strepitoso Lozano, che ancora una volta si è dimostrato giocatore fondamentale per il Napoli. Finalmente Napoli torna ad esprimersi a grandi livelli. Si va nella ripresa con Gattuso che effettua subito un cambio facendo entrare Mertens al posto di Lozano, scelta che condivido in quanto Lozano ha speso molte energie, quindi giusto fare entrare risorse fresche. Lo Spezia fa molto possesso palla, il Napoli si rifugia in difesa chiudendo bene gli spazi. Al 68esimo, doppia sostituzione per il Napoli, entrano Lobotka al posto di Zielinski e Osimhen al posto di Elmas. Al 70esimo lo Spezia accorcia le distanze, cross da sinistra di Acampora che mette la palla al centro, dove arriva Jasy che è completamente smarcato, calcia in rete superando Ospina. Grande dormita da parte della difesa partenopea, che ancora una volta evidenzia le proprie lacune lasciando distese di praterie agli avversari. Napoli 4, Spezia 1. Al 72esimo lo Spezia accorcia di nuovo le distanze con Acampora che supera Demme e calcia in porta, palla deviata in rete da Manolas. Napoli 4, Spezia 2. Il Napoli si addormenta nel bosco, partenopei in seria difficoltà, lo Spezia cresce, Liguori che dopo il secondo gol iniziano a crederci, gli spezzini volano sulle ali dell'entusiasmo attaccando a pieno organico senza tregua, stando col fiato sul collo ai partenopei. Alla 79esima occasionissima per il Napoli, gran diagonale di Demme con palla che si stampa direttamente sull'esterno del palo. Sfortunato Demme in questa occasione. Napoli vicino al quinto gol. Gli spezzini non demordono, fanno pressing. Napoli schiacciato dalla morsa dello Spezia. All'82esimo doppia sostituzione per il Napoli. Entrano Di Lorenzo e Bakayoko al posto di Politano e Mertens, sostituito per infortunio. Super secondo tempo disputato da parte dello Spezia, che mette in grande difficoltà il Napoli, Liguori che dopo il secondo gol ci credono provando la remontata. Il Napoli cala il ritmo perdendo lucidità, la difesa partenopea tra le nuvole, impacciata che commette troppi erroracci rischiando addirittura la remontata da parte dello Spezia. Bene ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo Napoli a due tempi, Napoli che parte in quinta segnando 4 gol in un solo tempo per poi spegnersi definitivamente nel secondo tempo rischiando addirittura di farsi rimontare dallo Spezia. Napoli che nel primo tempo gioca divertendosi, trovando semplicità nel concludere in rete. Nel secondo tempo i partenopei prendono sotto gamba lo Spezia, subendo la totale supremazia dei Liguri. Personalmente credo che lo sbaglio di Gattuso sia stato quello di chiedere ai suoi di applicare il muro per poi ripartire in contropiede. Purtroppo, secondo me, caro Gattuso, per come la vedo io, il muro si può applicare solo nel caso in cui si abbia una difesa compatta, ferrea e ben organizzata, ma credo che questo non sia il tuo caso. Secondo me, caro Gattuso, dovevi effettuare subito i cambi, mettere risorse fresche e continuare a fare lo stesso lavoro espresso durante la prima frazione di gioco. Chi secondo voi sono stati i migliori e chi i peggiori in campo? Personalmente credo che il Napoli abbia disputato un gran primo tempo, dimostrando di essere squadra di grande carattere, che gioca a grandi livelli con grande intensità, squadra più cinica e compatta rispetto allo Spezia, ben organizzata, un super Insigne che torna alla sua massima forma, ma che purtroppo manca di continuità. Un incontenibile super mega Lozano che sta dimostrando di essere valore aggiunto a questa squadra, che trova continuità nel gioco. Sicuramente uno dei migliori attaccanti del Napoli fino a questo momento, che oltre ad aver firmato il raddoppio per il Napoli, contribuisce a dare maggior velocità alla manovra, creando scompiglio nell'area dello Spezia. Magnifica anche la prestazione di Super Zielinski, che si inventa la giocata che porta Politano alla firma del terzo gol. Un gran Politano che torna al gol grazie alle sue mitiche magie. Splendido gol di Elmas che cala il poker per il Napoli. Nella ripresa, purtroppo, il reparto difensivo si imbriaga rischiando di compromettere il risultato. Beh, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, inserite i vostri commenti, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao, un saluto a tutti.